Inizialmente John non aveva intenzione di rimanere più di qualche giorno in quel paese. Anche dopo aver viaggiato per un giorno intero da Londra e nonostante la sera stesse portando con sé la morsa del freddo della Scozia, egli intendeva iniziare il suo racconto il più presto possibile. Più rapidamente avrebbe finito, più rapidamente sarebbe potuto tornare a casa. Lavorare per una grande società immobiliare, era questo il suo lavoro, facilitava i ricchi clienti nella ricerca di un terreno sul quale poter costruire. Il cliente che rappresentava in quel momento era particolarmente interessato ad acquistare alcuni terreni agricoli in un meraviglioso contesto di campagna dove desiderava costruire una casa per la sua famiglia in cui poter passare le vacanze. Il luogo in questione era stato recentemente messo in vendita da un contadino del posto, il quale era in tempi difficili dopo l'afflosciamento dell'economia. John venne quindi assunto per valutare quel terreno, sulla base delle raccomandazioni di alcuni periti che erano stati lì la settimana precedente. Dopo essersi registrato nel The Laird of Dagord, guidò la sua auto fino alla fattoria, la quale era a poche miglia dal paese. L'intera area era costituita da enormi campi dove venivano coltivati i raccolti e venivano fatti pascolare gli animali, qualche zona boschiva e qualche fiumiciattolo o ruscello qua e là. Le negoziazioni furono tutto sommato semplici. Il contadino, un anziano signore di nome Dale, aveva bisogno di una somma di denaro il più presto possibile per poter mantenere la sua fattoria, mentre il cliente era entusiasta del potenziale guadagno che poteva trarne e desiderava concludere rapidamente quell'affare. Indipendentemente da ciò, John stava sempre attento a chiudere una trattativa prima che egli stesso desse un'occhiata al terreno. Negli anni aveva acquistato una grande reputazione nell'essere in grado di fornire al cliente esattamente quello che richiedeva, senza alcun tipo di spiacevole sorpresa della zona, come ad esempio la subsidenza o altre difficoltà di costruzione dell'area, anche se in realtà John non era molto entusiasta di lavorare nell'ambito dell'agrimensura. Era abbastanza qualificato nell'individuare qualsiasi cosa che potesse causare nel futuro dei problemi, ma nonostante i suoi modi di fare minuziosi, sperava lo stesso di poter ritornare in città, possibilmente il giorno successivo, se tutto fosse andato bene. Il contadino, Mr. Dale, gentilmente acconsentì ad accompagnare John per la zona in trattore e non senza una leggera sensazione di rimorso ascoltò il vecchio uomo mentre descriveva la storia del luogo, l'attaccamento che lui e la sua famiglia provavano per esso e perché era così importante per lui riuscire a mantenerlo. Ma gli affari sono affari e i soldi che Dale avrebbe potuto ricavare dai due campi in questione avrebbero fornito una caparra considerevole, sperando fossero abbastanza per superare la crisi finanziaria. La sera si stava avvicinando velocemente e a John fece piacere che il rustico e scomodo tour non durasse a lungo. Dopo un breve periodo di tempo, Dale fermò il trattore, indicando verso i due campi adiacenti che aveva intenzione di vendere. Per l'ora e mezza successiva, John camminò nel fango e nell'erba con i suoi stivali, scattando fotografie del posto in cui il cliente desiderava costruire, mentre sfogliava le annotazioni della squadra di geometri, confrontandole con le sue osservazioni. Dale non volle accompagnarlo nella sua ispezione e rimase al lato di una stradina sterrata osservandolo sconsolatamente. John finì la sua ispezione, ma proprio in quel momento i suoi occhi vennero catturati da una collina, a qualche miglio di distanza, una collina che si affacciava su tutta quella grande terra. Sembrava essere disabitata, con quelli che apparivano appezzamenti boschivi a qualche pascolo essere le sue uniche caratteristiche distintive. Nonostante la distanza, la collina sembrava sovrastare sull'orizzonte e senza dirlo ad alta voce, John intuì che fosse speciale o unica in qualche modo. Ritornando al trattore, puntò il suo dito verso di essa, ma Dale sembrava essere restio del parlarne, rispondendo a tutte le domande relative a quel soggetto con un gelido silenzio. Era il lavoro di John avere un portfolio sul terreno a cui dei clienti potevano essere interessati, e con quella che a lui pareva una meravigliosa vista di campagnola, ne sarebbe potuta valere la pena sfruttare quell'area, specialmente per un ricco uomo di carriera amante le Highlands scozzesi. Nel breve tragitto di ritorno alla fattoria, John sentì il dovere di guardarsi in continuazione dietro le spalle, verso quella collina,
ed era certo che il suo istinto da professionista stava dicendo lui di investigare su di essa più approfonditamente. Dopo aver insistito fastidiosamente, alla fine Dale rinunciò al suo silenzio e parlò brevemente di quel tema, con evidente disprezzo rivolto a quell'inusuale caratteristica di quel terreno. Quando gli venne chiesto chi ne era il proprietario, anche se probabilmente Dale stesso lo era, alla sola menzione di ciò, il contadino si schernì dicendo: «Nessuno possiede quel luogo e nessuno ci va nemmeno più». Non disse molto altro, ma prima che John ripartisse per la locanda, il contadino poggiò una rassicurante mano sulla sua spalla, consigliandogli di lasciar stare quella collina, che era pericolosa e che sperava davvero di non doverne più parlare. Mentre Dale sembrava temere qualsiasi riferimento ad esso, l'impressione sembrava che il vecchio fosse dominato da una profonda tristezza, una di cui è meglio non sapere. Per quanto si era lasciato trascinare dalle avvertenze del fattore, non era la prima volta che John aveva a che fare con delle superstizioni locali, a cui lui ovviamente non prestava mai ascolto, altrimenti avrebbe perso vari buoni affari lungo il corso di tutti gli anni. Le storie locali che lo intrattenevano parevano ruotare sempre attorno ad una vecchia e remota Gran Bretagna. In passato gli vennero narrati lunghi racconti su case abbandonate che portavano con sé la macchia di qualche azione criminale, o su boschi che non dovevano essere abbattuti per la paura di ciò che poteva viverci dentro, anche se nulla era in realtà mai accaduto. Non c'era alcuna base di fondo in quei miti, e mentre John si divertiva ad ascoltare le storie di fantasmi e strani esseri che aggiravano, aveva poco tempo da concedere loro nella sua tabella di marcia. Quelle storie erano davvero una divertente distrazione, ma al di là di un mero intrattenimento per il falò, servivano davvero a poco. Tornato alla locanda, John era stanco e desideroso di andare a letto, speranzoso di concludere il suo affare il giorno seguente, ma prima che si ritrasse nella sua stanza, decise di bere un piccolo drink al bar. Il proprietario sembrava abbastanza simpatico e felice di avere qualcuno lì, dato che la locanda era spesso alquanto vuota, ma il suo amichevole comportamento tramutò subito non appena venne menzionata la collina. Proprio come Dale, il proprietario del locale sembrava riluttante nel cedere qualsiasi tipo di informazione dettagliata sull'argomento e fornì solo delle parole di avvertimento, citando «maligna terra» come ragione sufficiente a ciò che aveva appena detto. Dei sussurri e una sottile disapprovazione provennero dagli angoli più bui della stanza. I clienti sembravano turbati dalla domanda di John. Nessuno si avvicinò a lui, ma lui era pienamente cosciente del loro disagio. Il suo commento, si potrebbe pensare che la collina sia infestata, che doveva risultare scherzoso, provocò solamente silenzio. La vacuità del suono intorno fece sentire John come se la sua presenza fosse sgradita. Rapidamente finì il suo drink e camminò verso le scale che conducevano alla sua stanza. Ma come lo fece, una giovane donna, poco più adolescente, si poggiò gentilmente sulla sua spalla e bisbigliò al suo orecchio: «Per favore, non andare alla collina. Nessuno torna mai indietro». Il proprietario era a portata d'orecchio e rapidamente riprese la ragazza, anche solo per aver menzionato la questione. Poi si voltò per continuare la pulizia di un bicchiere di birra, dicendo in tono tremolante: «Dorma bene, signore. Spero potrai concludere i tuoi affari domani e tornare a Londra in fretta». A John parve più una provocazione che una semplice buonanotte. Il giorno seguente si alzò presto e scese al piano inferiore per essere accolto nuovamente dal proprietario della locanda, ma l'uomo rimase zitto e John lo trovò molto strano, in quanto pareva essere un compagno piuttosto loquace fin da quando lui era arrivato. Venendo respinto come molta gente contraria alle mattinate fa, John fece una leggera colazione prima di avviarsi di nuovo verso la fattoria per concludere l'acquisto dei terreni di Dale. Mentre guidava lungo le tranquille strade di campagna, godendosi il solenne paesaggio dal clima nuvoloso, la fattoria si stagliò all'orizzonte, ma da distante così fece anche la collina. Pensò che sembrava essere più imponente rispetto a come lo era il giorno precedente, con la sua storta figura che pareva approcciarsi il villaggio in lontananza, ma lesto scosse via dalla mente i suoi pensieri, considerandoli come l'effetto provocato dai paesani e dal loro superstizioso comportamento. Eppure c'era qualcosa in quel luogo.
Con solo qualche compito di amministrazione rimasto da eseguire, John era quasi sicuro di riuscire a finire il tutto per mezzogiorno e poi intraprendere le 7-8 ore di auto per tornare a Londra, finendo le ultime cose in sospeso e riprendendo parte alla sua solita routine. Su una scrivania del suo appartamento stava una bottiglia di Belvin Whisky di 30 anni, con la quale riempiva un bicchiere ogni qualvolta che portava a termine un importante affare. Questo veniva poi accompagnato da una o due sigarette, le uniche volte che fumava. Non voleva soccombere a quell'abitudine. Un passo da sporto e il giorno dopo il riposo dal lavoro per fare ciò che voleva. Questi erano gli attimi che gli piacevano di più, la conclusione di una trattativa e la piccola pausa prima di venire inviato nuovamente in qualche remoto angolo delle isole britanniche. Seduto nella casa del signor Dale, John si godette l'intimità e l'accoglienza del luogo e le sue antiquate decorazioni, che gli rimembravano la casa di sua nonna quando lui era piccolo. Molti dei rivestimenti erano originali ed era sicuro che quella casa aveva protetto innumerevoli generazioni. Lo stesso Dale sembrava essere d'umore più sollevato rispetto al di prima, mentre preparava al suo ospite una tazza di tè e un panino, e John raccoglieva le ultime carte per il contratto. Mentre il contadino smanettava col bollitore e con un paio di tazze in mano, John volse il suo sguardo oltre una finestra vicino a lui, notando che l'abitazione si affacciava verso la collina senza nome, a poche miglia di distanza. Senza pensarci, si ricordò anche che quelli della locanda erano diffidenti a quel luogo. Versando a John il suo tè, Dale si sedette dalla parte opposta del tavolo della cucina, mescolando il contenuto della sua tazza pensieroso. Ci fu silenzio, un silenzio simile alla sera precedente, e nonostante l'ambiente caloroso, John si sentì a disagio. Poi, alla fine, quell'inquietante sensazione si tramutò in fastidio. Perché semplicemente non chiedeva alle persone perché erano così spaventate? Erano solo superstizioni, ed era una follia pensare che in quest'età moderna la gente venisse influenzata da così semplici fiabe. Dopo essersi trastullato, cercando di rimanere calmo, John alla fine spezzò il silenzio. «Mr. Dale, non vorrei sembrarle sgarbato, ma fin quando sono arrivato in questo paese, le persone sembrano comportarsi in modo strano quando si parla di quel colle e mi trattano come se avessi commesso un qualche crimine, se solo lo nomino». «Forse è ciò che ha fatto», rispose. «Forse non avresti proprio dovuto nominarlo, figliolo. Con tutto il rispetto, volevo solo sapere a chi appartenesse, pensando che potesse essere utile alla zona, ad uno sviluppo immobiliare». «Sviluppo immobiliare», lo schernì il signor Dale. «L'unica cosa che sarebbe da fare con quel luogo è cospargerne il terreno con il sale». «È solo una collina». «Solo una collina». Il vecchio contadino si spense per un attimo, mirando fuori dalla finestra lo scomodo soggetto della discussione. «Signor Dale», disse John questa volta con la voce più bassa, «sono stato in svariati luoghi pittoreschi in giro per il Regno Unito. Comprendo che molte zone abbiano le proprie storie, o tengano una brutta reputazione, o sembrano quasi terrificanti, ma per esperienza non ne ho mai trovata una che non fosse solo preda delle superstizioni. Ve lo posso anche dimostrare». «Dimostrare cosa, ragazzo?» esclamò il signor Dale, improvvisamente timoroso. «Ho proprio voglia di fare una passeggiata prima del mio ritorno a Londra. Penso che ci darò un'occhiata». Alzandosi di scatto in piedi, ora l'agricoltore appariva più ansioso che arrabbiato. Il suo labbro superiore tremava e aveva l'aspetto di un uomo che aveva dovuto sopportare un'enorme quantità di stress, che aspettava solo di essere scaricato. «Non devi andarci!» urlò. «Per cortesia, signor Dale, non avevo intenzione di offenderla». I pensieri di John ritornavano al contratto che teneva in mano, e con niente ancora firmato non voleva mandare tutto all'aria solo per la sua curiosità. Come avrebbe potuto poi spiegare al suo cliente? L'anziano uomo si lasciò cadere sulla sedia con gli occhi vitrei, come se stesse combattendo una battaglia ormai persa contro i vecchi ricordi. «Persi mio figlio in quel posto», disse biascicando. «Cielo, mi dispiace moltissimo, signor Dale. La prego di accettare le mie scuse. Dimentichiamo questa faccenda». «No, non è colpa tua». Il vecchio sorrise con un volto dolente. «Nessuno ormai parla di mio figlio. E non mi è permesso».
La gente crede che parlando di lui e degli altri possa in qualche modo portare più disgrazia al paese. Dopo una breve pausa, essa venne rotta dal vecchio. Era un bravo ragazzo. Noi siamo fatti per perdere i nostri figli. Oddio. Affondando la testa nelle sue mani, iniziò a singhiozzare senza controllo. John non sapeva cosa dire. Poté solo avanzare la proposta. Mi dispiace. C'è forse qualcosa che posso fare? Asciugandosi le lacrime dagli occhi, Dale si appoggiò tristemente allo schienale della sedia. Dopo un paio di profondi respiri si schiarì le idee e parlò con voce tremante, trattenendo le sue emozioni. Nessuno sa quando questo sia iniziato e nessuno sa il perché sia iniziato. Iniziato? Chiese John. La sua compassione venne sopraffatta dalla curiosità. Crebbi in questo paese e già da quando ero ragazzo nessuno aveva idea. Certo, parlavano di vecchie storie riguardanti una disputa tra due potenti famiglie che si prolungò per centinaia di anni. Dale si sporse in avanti per grattarsi via le stoppie dal mento prima di continuare. Ma nessuno conosceva i loro nomi e nessuno nemmeno era disposto a parlare di quel colle. Gli atti di quella terra saranno probabilmente conservati al sicuro da un avvocato con il loro proprietario che fa la bella vita da qualche altra parte. Ignaro del prezzo che stiamo pagando noi tutti. Deve per forza esserci un documento dei proprietari. Sono sicuro che ci sia, figliolo. Ma qui in giro non troverai nessuno che ne voglia parlare a riguardo. Negli anni strampalate persone hanno ignorato gli avvertimenti e si sono avventurate laggiù. Di consuetudine i bambini si sfidavano a chi ci andava, ma non sono mai tornati indietro. Dale si trascinò in una posizione meno scomoda a sedere, mentre le lacrime ricominciavano a riempire i suoi occhi. Ragazzo mio, lui non ascoltò. E proprio come gli altri, salì su quel colle e se ne andò. Lei sarà di certo andata a cercarlo. Sì, l'ho fatto. Ho provato a salire su quella salita, ma ero distrutto dal dolore. Proprio come mia moglie e gli altri bambini, e mi riportarono ai piedi della collina. Sapevo che avrebbe portato via anche me. Così vostro figlio avrebbe potuto rimanere lì, magari ferito, e lei non è andato a cercarlo solo per una stupida superstizione. L'idea che certe leggende e bugie potessero provocare la morte di un giovane fece infuriare John, ma si vergognò di se stesso non appena quelle parole uscirono dalla sua bocca. Dale volò improvvisamente da una parte all'altra del tavolo, afferrando il suo gradito ospite per il colletto della camicia, sbattendolo contro la vecchia stufa. «A chi pensi di stare parlando?» gridò. La sua voce fece tremare il cuore di John. Per essere un uomo anziano, era ancora forte come un bue. Per un attimo pensò che il contadino potesse fargli del male, ma poi, altrettanto rapidamente come prima, Dale allentò la sua presa volgendogli le spalle. Quando hai tre figli da sfamare e una moglie a cui si è spezzato il cuore, ci pensi due volte prima di arrampicarti lassù. E nonostante i vari ragazzi del paese abbiano aiutato mia moglie più volte, beh, nessuno mi avrebbe comunque lasciato andare. Non perché si preoccupassero per me, o almeno forse qualcuno lo faceva, ma perché vivono in costante timore per quel luogo, per ciò che ci vive, per ciò che potrebbe scendere giù e farci visita. Rimettendo in piedi la sedia, il vecchio contadino scarabocchiò la sua firma nei documenti rimasti e dopo richiese a John di congedarsi, cosa che quest'ultimo fece scusandosi un'altra volta. Alla porta entrambi si scambiarono un cortese saluto e Dale aggiunse: «Lascia stare, se sei saggio, mi darai ascolto».